Buonasera, siamo in diretta dal Medio Verde che ringraziamo per averci concesso lo sponsor per l'evento di presentazione dell'undicesima edizione del Conca Music Fest. Allora, partiamo subito con l'intervista alla parte più importante dell'organizzazione dell'evento. Sono qui con Andrea Giannini e Francesco Lazzarini in qualità di presidente e vicepresidente dell'evento. Allora Andrea, visto che sei il presidente, sei la persona più importante, almeno dovresti essere la figura rappresentativa del Conca Music Fest, da quanto sei a questa carica e di cosa ti devi occupare? Buonasera a tutti. Io sono in carica da 2 anni, questo è il mio secondo mandato e tutto quello che riguarda quello di cui mi occupo, diciamo, è un po' tutto preso a blocchi, diciamo, dalla parte burocratiche fino alla scelta del personale, no, perché chiaramente noi siamo un'associazione di volontariato, quindi chiunque voglia è ben accetto, come sempre. E come dicevo, infatti, dalla parte burocratica che riguarda l'organizzazione alle strutture, a tutto quanto, sono io, certamente sempre insieme ad un consiglio. Siamo un consiglio di 9 persone e io mi occupo di coordinare un po' tutti e loro aiutano niente di generazioni e niente, eccomi qua. Rivestire la carica di presidente? Cioè, hai detto sì, ok, faccio il presidente, chi se ne frega, oppure ci penso prima di diventare presidente del terzo millennio? Oddio, un po' sì. Anche perché, nel senso, non era così tanto prevista la cosa, però trovatomi davanti a questa responsabilità, a questa nuova carica da passare da un semplice associato dell'associazione a ritrovarmi presidente, è stato un po' difficile all'inizio, come io, come tutto il nuovo consiglio, tra l'altro, perché è cambiato un consiglio intero da quando sono entrato in carica io. E sì, come ti dicevo, all'inizio mi ha un po' spaventato, e è stato un faldone di responsabilità, tante nozioni, tante novità di cui non ero a coscienza, come dicevo, chiaramente, perché da un semplice socio diventare presidente, insomma, è un bel salto. E visto che sicuramente chi ci sta guardando è interessato a una cosa che non si percepisce, no? Se non si è dentro un'associazione, ma c'è un aneddoto divertente, visto che ora siete in fase di preparazione, no? Tra poco ci siamo, dal 27 giugno al 30 giugno c'è l'evento del Conca Music Fest. C'è qualche aneddoto interessante di qualche associato, di qualche collaboratore e divertente che riguarda l'organizzazione, che magari tu non riesci a controllare? C'è qualche aiutante che non ti ascolta in qualità di presidente, qualcosa che non va, perché c'è sempre qualcosa che non va nell'organizzazione di un evento, no? Beh, sì, i problemi ci sono sempre, quello non è da escludere. Chi non mi ascolta semplicemente non è perché non vuole, ma perché ci sono tante di quelle cose da fare che certamente uno cerca di stare dietro a tutti, ma poi alla fine, bene o male, anche da una parte è meglio che qualcheduno non ti ascolti. No, perché non mi ascolti, no, però che sappia già quello che deve fare, che sia già ben impostato e non abbia bisogno di tante direttive. Cioè, parecchie persone che sono dentro l'associazione, infatti, sono così. Quelli prima di me, o anche qualche ragazzo nuovo, i più giovani, qualcheduno non ha bisogno di nessun ordine, di una mano. La mano cerchiamo sempre di darcela fra tutti, chiaramente, perché è una cosa grande e c'è bisogno di aiuto. Però io la penso così: se qualcuno non mi ascolta è perché sa già quello che deve fare, insomma. Chiaramente, perché come associazione il terzo millennio è un'associazione di aggregazione, soprattutto, che spinge poi al divertimento.
credete di essere arrivati in questi anni alla collettività del paese, quindi di Abbadia, e di essere riusciti a coinvolgere la maggior parte dei giovani e dei ragazzi che comunque vedono in un'associazione, come succede nella maggior parte dei paesi, un elemento di identificazione, soprattutto un modo per crescere, per imparare a comunicare specialmente con gli altri quando si organizza qualcosa? Beh, fino a un po' di tempo fa si era un po' scoraggiati su questo punto di vista, perché cercare di aggregare un po' tutte le persone di tutto il paese, di ogni fascia d'età, è comunque un obiettivo che rimane tuttora difficile, e su certi punti dovremmo lavorarci, però è un bello scoglio. Da questo inizio di anno ad ora invece c'è stata una grande risposta delle generazioni più giovani, e a noi siamo rimasti abbastanza stupiti, e da loro stessi, anche dalla voglia che hanno di fare, di mettersi in gioco e tutto quanto, e da come riescono già loro fra di sé a fare gruppo. Quindi se già loro si sentono bene amalgamati fra di loro, diciamolo così, e noi chiaramente li accogliamo a braccia aperte. Se poi loro si trovano bene, il gioco è fatto. Anche perché poi si dovranno occupare loro in futuro dell'evento, ammesso che, voglio dire, oddio il microfono, ci sta, eccolo, ammesso che l'evento continui, però ce l'auguriamo che possa continuare. Francis, vicepresidente Francesco Lazzarini, allora, te invece in qualità di vicepresidente qual è il ruolo, a parte la spalla di Andrea, del presidente? Ragione, eh? Allora, io sono all'interno dell'associazione da quasi 6 anni, sono entrato all'interno del mandato precedente e ricoprivo la carica di magazziniere, e diciamo che da lì ho imparato un sacco di cose e che mi sono tramandato poi fino ad ora. Diciamo che come diceva Andre prima, lui ovviamente si occupa di una marea di cose, soprattutto ultimamente, che per organizzare una festa come la nostra c'è bisogno di un sacco di cose, ecco. Quindi io diciamo che do una grande mano ad Andre dove lui non arriva. Quindi si parla dall'organizzazione di tutti i lavori, parlo di ora ovviamente dell'organizzazione del CONCA, quindi tutti i lavori, l'organizzazione dei lavori di montaggio, i permessi e così via. Quindi ecco, io diciamo che sono la grande spalla di Andre, e quindi tramando quello che ho imparato nei mandati passati, portandomelo dietro, insomma, ecco. Quindi per me dare una mano a lui è una cosa molto importante, e quindi ecco, per esempio quest'anno durante la fase di organizzazione nell'inverno ho deciso di spontanea volontà di cercare di coinvolgere nel maggior possibile tutti quelli che sono i ragazzi di Abbadia, soprattutto quelli delle fasce più giovani, perché il problema che abbiamo noi, come penso e vedo in tutte le altre associazioni, è la partecipazione dei giovani. Questo è un problema grandissimo, perché senza il ricambio generazionale tutte queste iniziative o comunque una festa come la nostra prima o poi, se non c'è il ricambio generazionale, andranno a finire, e quindi mi sono impegnato tutto e per tutto per cercare di coinvolgerli in tutti i modi. E come ha detto Andre, sono rimasto stupito perché c'è stata una grande partecipazione. E poi rispetto a noi più tra virgolette anziani,
loro riescono a fare molto, ma molto più gruppo e diciamo si aiutano tra di loro, cosa che magari noi facciamo un po' più fatica. E quindi ecco, di questo sono rimasto meravigliato e soprattutto mi ha dato la forza e lo spirito in più per andare avanti, per organizzare questo festival. Anche perché insomma ecco, la fatica è enorme, e anche perché poi per me soprattutto è enorme, perché io sono una persona altamente ansiosa e quindi sì, moltissimo, e quindi io vado totalmente in ansia per qualsiasi problema che si evidenzia durante tutta la fase di montaggio fino alla festa. Io vado nel panico, meno male che c'è Andre che a volte mi fa: oh, calma, stai calmo, non è successo niente. E quindi ecco, per questo devo ringraziare, perché insomma ecco, io arrivo alla fine della festa che penso che già sono magro di mio, ma penso che arrivo in fondo alla festa e sono dimagrito 3 o 4 kg, cioè non rimango niente, quindi ecco. C'hai l'aiuto regista ansioso e logorroico comunque, ma ti sei risposto a tutte le domande che potevo farti, ma non mi hai detto una cosa, perché è vero, voi avete una carica importante, però vivete la quotidianità, perché credo che quando in un'associazione ci si conosce tutti, alla fine non si sente la differenza, non è una cosa gerarchica, no? Non è che il presidente e il vicepresidente stanno più in alto e tutti gli altri fanno i facchini del presidente e del vicepresidente. Quindi da te, a parte il livello d'ansia, visto che tra poco inizia la festa, a che livello sei? Mangi? Sì, mangio. Allora, diciamo che mangiare mangio. Posso raccontare un aneddoto che la settimana scorsa, stanco dalle ore piccole che avevo fatto giù ai giardini, ovviamente io a mattina lavorando in un'azienda agricola mi alzo alle 5, stanco, morto, il venerdì sera, venerdì scorso, io sono andato a letto alle ore 9 senza fare cena. Quindi ecco, se continua così, probabilmente mi porta la nottola. Ci porta il presidente, sì. Dai, perché va aiutato in l'altra. Va bene, allora, cosa vi aspettate da questa edizione del Conca Music Fest? Beh, chiaramente ci aspettiamo una risposta forte sia dalle zone limitrofe, in senso dai paesi intorno a noi, che come anche loro cercano bene o male di tirar su quello che può essere o le semplici tradizioni come le sagre e via dicendo, o come noi che cerchiamo di dare un livello di intrattenimento un pochino più alto. Quindi ci aspettiamo una forte risposta dai vicini, ma anche non. Ok, allora io ringrazio Andrea Giannini e Francesco Lazzerini, grazie presidente, grazie vicepresidente, potete andare, grazie. E chiamo invece vicino a me Francesca Orlando e Sofia Sepiacci. Un applauso pubblico, grazie, grazie. Allora, Francesca Orlandi. Alla direzione artistica Orlando, scusa, no, c'ho anche scritto, alla direzione artistica del Conca Music Fest, e Sofia Sepiacci, che invece ha detta alla cucina, possiamo dire. Ok, allora io inizio da Francesca, anche perché la cosa mi interessa molto. Dunque, Francesca, da quanto ti occupi della direzione artistica del Conca Music Fest? Allora, buonasera a tutti, sono Francesca e mi occupo da 3 anni della direzione artistica del Conca Music Fest. Innanzitutto volevo dire che sono stata molto contenta di intraprendere insomma questo ruolo, perché avevo sempre visto la festa qui alla Badia da una prospettiva diversa, perché magari ci venivo come tutta l'altra gente insomma a mangiare, a vedere un po' quello che c'era dopo, e quando sono entrata proprio a farne parte nell'organizzazione sono stata molto contenta, perché vedevo appunto una bella situazione, tanti giovani, una bella organizzazione, si stava bene, ci si divertiva, e quindi ho detto vabbè, perché no? Allora sono entrata a far parte della direzione artistica, quindi nella scelta dei gruppi, e questa è stata una cosa molto divertente, perché uno, l'intento appunto, come dicevano prima il presidente e il vicepresidente, è quello di far divertire la gente, perché comunque chi viene a cena
c'è sempre venuto e ci verrà sempre, perché sanno tutti come si mangia bene alla festa ad Abbadia, al Conca Music Fest, e quindi e anche quando si chiamava Giardini in Festa, perché molti lo ricordano con questo nome, ma adesso, insomma, dall'anno scorso si chiama Conca Music Fest, ma la qualità è sempre quella. Però mi piaceva appunto fare questa cosa, perché oltre al cibo, infatti, c'era tanto divertimento dopo, e quindi noi vogliamo dare l'opportunità alla gente, ai ragazzi, di venire qui e fare questi 4 giorni di festa e divertirsi. Durante, perché mi immagino che il tuo lavoro in qualità di direttore artistico inizi molto prima del Conca Music Fest, della data, durante l'anno di cosa ti occupi nello specifico? Cosa fa un direttore artistico durante l'anno per la scelta dei gruppi? Allora, tante lotte. No, vabbè, a parte questo, diciamo che non sono da sola, ci sono altre persone con me che fanno parte della direzione artistica, tra cui anche il presidente. E durante l'anno noi si inizia, non dico alla fine della festa, insomma, precedente, però diciamo che da gennaio a febbraio iniziamo a ritrovarci, a fare le riunioni per parlare appunto dei gruppi. Come facciamo? Seguiamo le tendenze musicali di anno in anno, perché l'importante, secondo me e secondo anche gli altri, perché alla fine mi hanno seguito in questa scelta, è di chiamare gli artisti e scegliere gli artisti in base a quello che piace alla gente, perché se non piace alla gente ma piace solo a me, fondamentalmente viene, può venire poca gente, tanta gente, ma non si sa, bisogna vedere le tendenze comunque della musica e di quello che piace soprattutto ai giovani, perché sono loro che si spostano, si muovono e si vogliono divertire. Cioè, perché sono tantissimo curiosa della carica di direttore artistico, c'è una volta in cui in qualità di non direttore artistico, però facente parte della direzione artistica, c'è stata una volta in cui avete preso tanti no o siete stati abbattuti o di fronte alle difficoltà? C'è un aneddoto interessante che mi sapete raccontare, perché noi vediamo la sera alla festa e c'è il gruppo che suona sul palco e sembra tutto semplice, no? Però sappiamo che poi così semplice non è. C'è una volta in cui avete detto ok, basta, ce ne vado io a suonare con la chitarra sopra il palco. Allora, diciamo che non è semplice scegliere i gruppi. Uno, perché noi si cerca un po' di fare, vabbè, una cernita su quello anche che ci possiamo permettere, perché oggi come oggi anche il livello musicale e la scelta degli artisti non è semplice, perché a partire dalle cifre che sono comunque abbastanza elevate per artisti, alcuni artisti hanno dei cachet molto elevati e quindi per forza, insomma, vanno scartati, perché la festa ha un suo bilancio, ha una possibilità di spese, e quindi anche quello è fondamentale per la scelta. E poi alcuni hanno delle richieste magari strane, che noi ci mettiamo lì, leggiamo tutte le varie richieste, diciamo quello sì, quello no, quella, cioè, ad esempio chi ci chiedeva il bollitore con lo zenzero, l'acqua calda per la voce, le caramelline, quindi insomma un sacco di cose che poi ti portano alla fine alla scelta di dire sì, lui ok, va bene, lui no. Chi si esibisce quest'anno tra le chicche del Conca Music Fest? Allora, per farti un riassunto breve, insomma, sì, ma conciso, allora si parte dal giovedì 27, che ci sono abbiamo fatto una serata un po' più roccheggiante. Partiamo con i PJP, che sono un gruppo di Colle Valdelsa e fanno musica rock. Dopodiché ci saranno i Seveso Casino Palace, che hanno sicuramente molti li conoscono già perché hanno partecipato quest'anno, insomma nel 2018, a X Factor, e quindi insomma molti magari hanno già avuto modo di conoscerli. Dopo si passa al 28 giugno, che è venerdì, e qui abbiamo fatto una scelta un po' più indie, la musica che comunque è in voga in questi ultimi anni, e ci sono My Girls Retro, i Loren, che sono un gruppo di Firenze, sono veramente molto bravi, e il gruppo di punta che è Cimini, lui è un cantautore bolognese e anche lui molti già lo conoscono, ha partecipato a varie radio, programmi TV, radio locali, insomma, e quindi abbiamo lui. Il sabato invece il nostro artista di punta è Quentin 40, e anche lui molti già lo conoscono perché vanta numerose collaborazioni con artisti ancora più famosi, ad esempio Fabri Fibra o Achille Lauro, infatti c'è il featuring molto famoso della canzone Tuari. E insieme a lui abbiamo Jung and Rude Bastard, I Fuera e DJ Gab Gale, che chiuderà la serata quindi con un po' di musica e confusione.
Dopodiché la domenica si chiuderà la festa con Frigo e i miei migliori complimenti, torniamo un po' alla musica indie, cantautorato e niente. Noi speriamo di aver fatto una scelta bella, noi ci sembra di sì, e quindi vi aspettiamo tutti al Conca. E per la parte della direzione artistica abbiamo concluso. Ora passiamo a un'altra cosa che con la musica ci sta proprio perfettamente, la cucina. La cucina nelle feste è la cosa, una delle cose più importanti. Come si vive l'ambiente interno alla cucina del Conca Music Fest? Come vi siete organizzati? Come vi siete divisi i ruoli? Soprattutto quanta confusione c'è là dietro? Tantissima. E la cucina del Conca Music Fest è un agglomerato di generazioni, quindi si passa da ragazzi di 18 anni fino a persone davvero anziane, 70, 75, e le mastre piciaie, di cui una è anche mia madre, quindi tutta questa lavorazione per il picio, perché comunque già dai primi anni abbiamo cercato di far diventare famoso prima Giardini in Festa e ora il Conca, cercando di prendere la gente per la pancia fondamentalmente, che è sempre la cosa migliore da fare. E poi piano piano, con la conoscenza, siamo riusciti anche con la musica a farci conoscere anche in quel modo e speriamo di continuare. Beh, la confusione è tanta, perché ovviamente già agli ultimi di giugno c'è un caldo pazzesco, quindi cerchiamo in tutti i modi di stare calmi, di stare freschi, che è la cosa più diciamo difficile. E comunque, essendo tante teste, è anche difficile far comunque sempre andare tutto liscio. Per fortuna abbiamo una persona, il nostro capo di tutto, che cerca comunque di organizzare tutta la cucina. Siamo divisi in compartimenti normali come in un menù, quindi antipasti, pizzeria, primi, secondi, friggitoria. Cerchiamo di collaborare, anche di darci una mano fra i vari ambienti. Come si svolge la giornata di chi lavora all'interno della cucina? Cioè, quando arriva? Quando arrivate in cucina e quando ve ne andate soprattutto? Beh, per alcuni inizia la mattina presto, perché ovviamente cerchiamo, essendo tante persone con orari lavorativi diversi, dato che siamo tutti volontari, ognuno fa lavori più disparati, c'è chi riesce a prendere le ferie, chi non riesce, quindi cerchiamo in questo modo di alternarci, quindi inizia dalla mattina molto presto o 10, dipende, dopo una buona colazione, perché la sera prima comunque siamo andati a letto tardi, fino a comunque alla fine della cena, quindi saranno verso le 11, poi comunque rimane un gruppo a lavare, quindi quelli fanno anche le 2. Diciamo che è tutto una ruota, quindi per quei 4 giorni chi sta in cucina è davvero... arriva al lunedì che vede i draghi forse. Ora vi faccio una domanda che non ho fatto prima al presidente, perché me la sono dimenticata, ma perché lo conosco da I Giardini in Festa, l'evento. Perché il cambio da Giardini in Festa a Conca Music Fest? Soprattutto perché Conca? Chi mi risponde? Allora, diciamo che questa era una domanda forse che doveva rispondere il presidente. Lo so. Però, visto che si è dileguato, non si sa, si prova a rispondere io e Sofia. Allora, si chiamava Giardini in Festa e era nato come Giardini in Festa 11 anni fa, quando è stata creata l'associazione. Poi, non so di preciso a chi è venuto in mente, però diciamo un po' a tutti, di cercare di cambiare questo nome, cercando anche di attirare magari l'attenzione, perché visto, quando si fa una modifica, un po' l'attenzione si attira, bene o male. E quindi è venuto in mente al presidente questo nome Conca. Conca perché? Perché la Conca, diciamo, è come una valle, sì, e quindi se uno è in cima cade a valle, quindi cade nella Conca e viene rapito dalla Conca e resta nella Conca. Quindi speriamo che questa Conca porti più gente possibile, che tutti cadano nella nostra Conca, ecco, forse questo era... Mazza, un po' figa questa descrizione, questa molto filosofica. Allora, venite al Conca Music Fest per cadere nella Conca e poi rimanete lì fino all'anno dopo. Grazie mille a Francesco Orlando e Sofia Sepiacci. Allora, ora passiamo. Chiamo qui vicino a me Angelo Bambini e Nicolò Torriti. Veloce. Ciao. Ciao. Buonasera.
Allora, in qualità di fondatore, Angelo Bambini, e Nicola Torriti invece è una delle nuove generazioni che prende in qualità di? Niente, io sono quello che non fa niente. Va bene, lui è in qualità di quello che non fa niente. Però Angelo Bambini è uno dei fondatori, quindi uno di quelli che ha visto l'evoluzione dell'evento da 11 anni a questa parte. Mi vuoi raccontare tutte le trasformazioni anche generazionali che hai visto all'interno dell'associazione del Terzo Millennio? Ciao a tutti. L'evoluzione è stata molto massiva, perché abbiamo cominciato con niente, con poca gente, poche attrezzature e anche pochi fondi, per poi piano piano evolgersi a quella di quest'anno, che è una edizione particolarmente piena di gruppi musicali interessanti. Non saprei... Cioè, visto che te sei dentro l'evento da 11 anni, c'è qualcosa che ti sei accorto che è cambiato in meglio, qualcosa che magari ti manca degli anni passati, degli anni precedenti? Allora, diciamo che in meglio le generazioni che hanno preso parte alle varie edizioni. Prima eravamo veramente pochi ragazzi, più o meno della stessa età, la mia, o giù di lì, e invece ora ci sono tantissimi ragazzi, anche... Cioè già dai bambini che servono, che hanno 10, 12, 15 anni, insomma, cioè l'arco, la fascia età è diventata molto più larga. All'inizio noi montavamo, noi servivamo, noi cucinavamo, ora invece il numerico si è un po' allargato, sì, per fortuna, perché era ingestibile. C'è qualcosa che mi vuoi raccontare di questi 11 anni trascorsi? C'è un aneddoto che ti ricordi, che ti fa particolarmente specie e che porti nel cuore, visto che sei una delle persone che ha vissuto di più l'evento in generale? Qualcosina che ti scalda il cuore quando ci pensi, anche perché ormai è come una famiglia, no? Dopo 11 anni insieme hai visto anche crescere alcuni dei volontari. C'è qualcosa che magari può interessare perché è un po' più intima? La cosa più bella e più intima è, per assurdo, la fine della festa, ma non perché non sia bella la festa, ma perché quando cioè durante la festa chi lavora è così concentrato che non riesce a festeggiare al meglio. Invece di solito l'ultima sera è quella più mitica, perché riusciamo tutti quelli che hanno lavorato a radunarci e a festeggiare, di solito anche per lungo tempo. Di solito fino a mattina, ecco. Sì. Ma di cosa ti occupi durante la festa, durante le sere della festa? Hai un compito specifico oppure giri come una trottolina per tutti i giardini? Allora, diciamo che all'inizio giravo come una tortolina, sì, poi piano piano mi sono addentrato in cucina e ora sono quello che cuoce i pici. Però sfortunatamente quest'anno no, perché... Applauso. Per vari motivi non ci posso essere, però ecco, io di solito svolgo quel compito lì. E poi veniamo a quello che non fa niente. Niccolò. Da quanto Niccolò fa parte del Terzo Millennio? Fa parte del Terzo Millennio da 5-6 anni, forse. Forse di più, forse di meno, ora il tempo vola, ragazzi, è un casino. Così. Sì, comunque sia, sono entrato nel Terzo Millennio che ero un ragazzetto che sapevo fa niente, tuttora non so fa niente, però qualcosina in più. E niente, il primo anno mi ricordo che serviva la festa. E la cosa bella che mi piace tanto di questa associazione è che comunque sia te riesci a conoscere tutti i ragazzi del paese, ragazzi che hanno 14 anni, ragazzi che ce ne hanno 30, perché comunque sia, ora il nostro Angelo, detto il Mary, sembra grande ma in realtà è più piccino di me. E c'è qualcosa che ti ricordi particolarmente? Te che compito svolgi durante le sere della festa? Allora, io delego. Ossia, mi dicono, guarda Niccolò, c'è da fare quello, io trovo chi lo fa, principalmente. Il personaggio giusto. Sì, no, perché insomma di lavorare non è con tanta voglia, però si trova sempre chi fa. Ora, a parte scherzi, durante la festa io sono sempre nella servitù di quelli che si dà da mangiare e ora via via, comunque sì, anche l'anno scorso ho visto che parecchi ragazzi cercavano di chiedermi delle cose, sicché... Comunque sia, vuol dire che sono diventato tra quelli grandi, il che la cosa mi ha anche abbastanza stupito. E quindi niente, io sono lì che prendo gli ordini, dico alla mitica Sofia di fammi pici,
poi si arrabbia sempre. E niente, di questo faccio. Ma da una prospettiva più giovane del terzo millennio, credi che le generazioni future, compresa la tua, riescano a fare lo stesso lavoro che finora per 11 anni hanno fatto le generazioni del passato, anche facendo evolvere l'evento e quindi cambiandolo radicalmente, o credi che non saranno in grado di mantenere lo stesso spirito della festa? Allora, guarda, obiettivamente fare bene quanto hanno fatto le precedenti amministrazioni del terzo millennio è difficile, però proprio perché le precedenti amministrazioni hanno fatto bene, noi già partiamo da una buona base, da un'ottima base su cui appunto poter ripartire. Quindi io spero che con la volontà di tutti e con la voglia di fare, noi aumentiamo sempre di più il range della festa, perché alla fine l'obiettivo è questo, magari partire da poco per arrivare a fare un evento davvero importante, cosa che mi sembra che già in questi anni stia avvenendo, ecco. Noi abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di musica, però in realtà c'è anche un tocco artistico nell'organizzazione, c'è una scenografia, vero? Mi vuoi parlare di questa scenografia? Parlami. Che scenografia? Va bene, e diciamo che comunque sia la scenografia della festa, io parlo per la zona serata, che è la zona dove è sopra a dove si mangia. Via via in questi anni è migliorato molto, perché abbiamo chiamato un nostro amico che si chiama... Il Pocio Lavezzi. E lui, diciamo, è un appassionato di street art, e diciamo lui con la sua voglia e senza chiederci niente, tra l'altro, sicché lo ringraziamo ancora una volta, ha dipinto tutti i pannelli, perché ragazzi la qualità prezzo è importante, che non è che... E quindi comunque sia ci sono comunque sia dei vari murales, delle varie cose che sono state fatte interamente da lui, e sicché lo ringraziamo molto, perché comunque sia danno un tocco in più, danno un fascino in più alla festa. La scenografia è importantissima sempre, però visto che il terzo millennio è un'associazione che non si occupa solamente di questi eventi, quindi del Conca Music Fest, noi sappiamo che durante l'anno vi occupate anche di qualcos'altro, di cui te sei proprio l'ambasciatore. Allora, l'altra festa importante di cui ci occupiamo è il Carnevale Sbagliato. Il nome è un po' particolare, ma tutto deriva dal fatto che il carnevale viene festeggiato la settimana dopo la fine del carnevale, e da qui appunto deriva il nome sbagliato, ecco. E questa è una festa che, per quanto riguarda me, io adoro, ma mi piace molto perché il fatto di vedere anche le persone più serie di un paese, che te diresti questi va a capire manco ridono, e invece no, le persone più serie del paese vengono lì e si travestono da donne, famiglie che hanno adibito le carrozzine come i Flintstones, roba fuori dal mondo. Ma io mi ricordo anche di qualche vestito dell'A-Team, della scuola di polizia, gli Achei che avevano fatto il cavallo di Troia, tanta roba. Va bene, allora, quindi noi diciamo che abbiamo concluso tutta l'intervista. Ricordiamo l'appuntamento importantissimo per l'undicesima edizione del Conca Music Fest, da giovedì 27 giugno a domenica 30, con la cena e il dopo cena accompagnato musicalmente e organizzato dall'associazione Terzo Millennio. Quindi mi raccomando, andate a mangiare un bel piatto di pesce, oppure qual è un altro piatto tipico, buono, che si può mangiare? Lo stinco di Albi. Allora tutti a mangiare lo stinco di Albi dal 27 al 30. Salutate e ci vediamo tra poco al Conca Music Fest. Venite.